Capita che a volte storie di vita personali si intreccino e capita che lo facciano in tempi e luoghi in cui tutto sembra buio perché non si è più capaci di riconoscere la luce, ma in quei momenti che il dolore diventa forza e talvolta cura per malattie che coinvolgono non solo il paziente ma la sua intera famiglia. Perché non è che tutti riescono a capire qual è la difficoltà di una mamma che ha portato in grembo la sua bambina, il suo bambino, che lo ha allattato, lo ha cullato. Quindi la prima cosa che ha fatto lo ha nutrito e quindi vedere che tua figlia non mangia, rifiuta il cibo, per una mamma è un dolore enorme e tutto questo crea un senso di colpa enorme, perché la domanda primaria che io mi sono sempre fatta, sono stata una buona madre per questa mia figlia? È nata in una struttura riabilitativa del nord Italia da un incontro tra genitori di ragazzi con disturbi del comportamento alimentare l'associazione Il Filo Lilla, che lo scorso sabato ha promosso un meeting a Barletta per discutere del tema. Siamo tutti arrivati lì con tanti dubbi, tante domande, tanta solitudine. Lo stare insieme ci ha fatto capire che potevamo aiutarci. Il primo passo per affrontare una disfida non ancora vinta. Sì, una disfida da vincere perché siamo ancora molto lontani dall'ottimizzazione dell'approccio a questa malattia. È una malattia di cui si conosce ancora molto poco. Quando capita alle famiglie un caso del genere di disturbo comportamento alimentare è una situazione veramente tragica, perché la famiglia non sa a chi rivolgersi, non sa a chi chiedere aiuto. Si tratta della seconda causa di morte tra i giovani, dopo quella per incidenti stradali. Questo impone un confronto serio che coinvolga tutte le figure professionali necessarie a superare la malattia. Ad intervenire nel corso del convegno informativo promosso dall'associazione, infatti, sono stati lo psichiatra e psicoterapeuta già responsabile del Day Hospital per disturbi del comportamento alimentare del Policlinico di Bari, Alessandro Catucci, la dietista Anna Berardi, lo psichiatra dell'ASL BAT Filippo Iovine e la psicologa dell'ASL BAT Maria Dell'Olio. È una malattia che richiede un'equipe, non è necessario solo una figura, quindi ci vuole uno psichiatra, un nutrizionista, uno psicologo almeno. E questo comporta di conseguenza la disperazione da parte dei genitori. L'unica arma che i genitori hanno trovato forse è quella di associarsi tra di loro. E poi insieme abbiamo capito, confrontandoci, raccontandoci le storie, che forse c'era qualcosa di diverso, che non eravamo solo noi gli autori o comunque la causa di queste malattie, di questo disagio dei nostri figli. I pochi presidi territoriali presenti sul territorio nazionale non sono in grado di garantire cure adeguate e percorsi riabilitativi completi a pazienti, compresi in un'età media che si va abbassando sempre di più fino ad anticipare il periodo dell'adolescenza. Purtroppo a livello nazionale, ma soprattutto a livello delle nostre regioni meridionali, non ci sono strutture ben organizzate, o meglio, ce ne sono, ma sono ancora molto poche per quello che è invece la necessità che il numero elevato di malati richiede in tal proposito. Deriva da qui l'appello alle istituzioni affinché si impegnino ad offrire non solo cure, ma soprattutto sostegno a genitori spesso imprigionati dal senso di smarrimento o di impotenza e che talvolta non possono permettersi di rivolgersi a strutture private. Ci sono dei percorsi lunghi, lunghissimi, storie difficili, ricoveri in reparti di psichiatria che non risolvono assolutamente niente. Quindi la necessità e il nostro impegno è proprio quello di sensibilizzare le istituzioni perché si creino sul territorio degli ambulatori che possono accettare e accogliere i pazienti, i ragazzi e anche le famiglie. E allora bisogna puntare sulla prevenzione, perché i disturbi del comportamento alimentare sono spesso solo la punta dell'iceberg di un malessere molto più profondo, legato a traumi, insofferenza o ad episodi di bullismo. È al mondo della scuola, infatti, che spesso si rivolge l'associazione Il Filo Lilla. Sono le vittime, i ragazzi. Il nostro impegno è proprio quello, sensibilizzare e anche prevenire, cioè parlare con i ragazzi perché possano cogliere i segnali, perché possano rivolgersi agli amici, parlare con gli amici, con i professori, con i genitori, con gli specialisti. E questa è una cosa che non è facile. Il supporto che ci si può dare tra genitori è fondamentale, anche perché normalmente la gente non capisce questo tipo di malattia, normalmente la gente è portata più a giudicare questo tipo di malattia, quindi molto spesso i genitori si trovano veramente da soli, anche all'interno delle proprie famiglie.